Il direttore del giornale che ringrazio affronterà insieme agli altri ospiti il tema della dei fondi del PNR in modo particolare al sud, ma se vogliono allargare il dibattito anche al resto del paese, sarà cosa gradita e utile per tutta la nostra platea. Grazie, grazie ancora Antonio, grazie, grazie a tutti, chiaramente eh, abbiamo deciso un po' con Renato, po', ci lega una, una, lunga, una lunga amicizia, una lunga militanza, mettiamo così, sempre dalla stessa parte avevo deciso di fare una cosa un po' più veloce, questo PNRR renderlo un po' più attrattivo e per alcuni aspetti più semplice da capire, se no ci sono solo i numeri, 200 miliardi e più, che poi c'è la parte di fondi di coesione, se ne aggiungono altre 30-40, ci sono le 530-530 obiettivi, poi ci sono le 59 leggi, se continuiamo così non lo facciamo diventare attrattivo e non si capisce che cos'è. Quindi, con Renato, abbiamo deciso di dire: beh, ma quali sono i valori di questo piano? Cosa c'è dietro? Ma intanto l'Europa, bisogna dirlo con forza: l'Europa è dentro questo processo. Significa avvicinare l'Europa, tenerla unita, e tra l'altro, guardate, proprio in questo momento, guardando alle riforme, l'Europa parla di cambiare i trattati sembravano quelle tavole sacre, quei dogmi che non si potevano toccare. Oggi l'Europa vuole cambiare, deve cambiare e in questo piano c'è la centralità dell'Italia, cioè l'Italia per la sua grandissima posizione geopolitica, geoeconomica, ma c'è l'Europa con l'Italia, ecco, in questo grande prospettivo. Aggiungo, permettevole, da meridionalista e da uomo del sud, benché Renato lo sia, come sapete, lui è cittadino onorario di Ravello. È una delle straordinarie eccellenze che noi abbiamo dalla fondazione del Festival di Ravello. Molto è dovuto al lavoro che ha fatto Renato in questi anni, negli anni in cui se ne è occupato. Poi se ne sono occupati altri, insomma, la cosa non ha la stessa efficacia. Quindi, era questo il tema su cui credo, Renato, dobbiamo accendere un faro, cioè anche legato poi a questa Italia che, dobbiamo dire, questo paese è più semplice. Concludo con un'osservazione, poi dando a te e lanciando diciamo, la, la palla. E noi abbiamo tre ministri che sono il cuore, siete il cuore del cambiamento di questa fase politica. Sì, sono ministri senza portafoglio. Un tempo, se uno non aveva visto un portafoglio non hanno ragionato. Oggi ci sono dei ministri che hanno guardate, il cuore della macchina del PNR, cioè del futuro del paese. Sai, questi tre grandi argomenti. Beh, il sud mare è conosciuto, abbiamo visto a sorrento, ascoltato a sorrento delle parole chiare sulla visione del sud nazionale ed europea, il Med 9, no? Abbiamo aperto canale di conoscenza totalmente diversi un po' dimenticati in un'Europa baltica e il tema della, delle autonomie che frontastella che non è solo le regioni e tutti si sembra che deve camminare in una Italia più semplice e poi Renato eh, se tu ti devi limitare ma non ti limiti al tema della PA conoscendoti sappiamo che non ti occupi benissimo di questa macchina ma dalle cose dette vedi ogni intervento era un intervento che teneva centrale il nostro, il nostro ruolo quindi Passo a te la palla e tentare di unire soprattutto i giovani, no? Quelli che hanno studiato insieme, abbiamo parlato tante volte insieme dell'Erasmus. No? Possiamo mettere insieme le competenze comuni, così cresce l'Europa, così cresce l'Italia e cresciamo bene tutti insieme. Renato, a te la parola. Grazie, Stefano. Facevo prima un po' di conti, ci conosciamo da 50 anni. Da 50 anni, allora. Sono convinto che il 90-95% degli italiani non sappia cosa sia il PNRR. 90-95%. Uh, nessuno gliel'ha spiegato in maniera semplice, nessuno gliel'ha spiegato in maniera concreta che si possa toccare. Bene, provo io questa sera. Il PNRR è un contratto come un contratto di fornitura, un contratto quando si compra una casa, è un contratto. Io ti do Europa, io Europa ti do dei soldi, una parte regalati, una parte prestati a tassi convenienti, tu paese, tu paese fai le riforme e fai un piano per realizzare le riforme e per spendere i soldi che ti ho regalato. Se non fai le riforme e non segui il cronoprogramma, cioè non ti impegni a fare le riforme, a fare gli investimenti secondo i tempi stabiliti. Non ti do più nulla, ti blocco tutto, anzi ti richiedo indietro quello che ti ho anticipato. È un contratto. Da dove vengono questi soldi? Questi soldi vengono dalla una parte, un terzo, semplifichiamo un po': dalla generosità dei paesi europei la parte regalata si chiamano grants regali a fondo perduto un'altra parte i due terzi vengono da prestiti quindi che bisognerà rimborsare attenzione però rimborsare a tassi estremamente convenienti che noi con la nostra struttura del debito non ci potevamo consentire quindi come se uno andasse per comprarsi una casa il tasso normale per il suo merito di credito è il 5-6%. Ti do i soldi per quella casa al 2% o all'1%. Quindi convenienza nei grants, convenienza nei regali, convenienza estrema nei prestiti. Questo è il PNR. Da cosa nasce il PNR? Nasce dalla pandemia e nasce dalla crisi economica prodotta dalla pandemia. L'Europa collassa collassa con i morti, collassa con eh, l'incapacità almeno iniziale dei vaccini, degli acquisti, l'Europa è un meccanismo complesso e, e collassa soprattutto con, ce l'hanno spiegato i nostri amici prima, con il blocco del, dei continenti, da 100 mobilità a 10 gli aerei non partivano più, i treni non partivano più, non partivano più nulla. E questo produceva cadute del PIL, prodotto interno lordo, nel nostro caso del 9,98% degli altri paesi, del 7, dell'8%, mai, cose mai viste se non in tempi di guerra. Quindi l'Europa cosa fa? Decide una cosa che non avrebbe mai voluto fare, soprattutto l'Europa del Nord. L'Europa delle formiche viene anche chiamata. Noi siamo le cicale, noi siamo quelli del Club Med, de, de, quelli del Sud, quelli un po' i fancazzisti eh, dell'Europa, no? quelli Sole, Pizza e Amore, Tupetetta. Gliela faremo vedere, gliela faremo vedere. Però questa è l'immagine. L'Europa del Nord è l'Europa delle formiche, noi siamo l'Europa delle cicale. Mai e poi mai, prima della pandemia, l'Europa avrebbe mai accettato di indebitarsi tutta insieme per dare soldi alle cicale e alle formiche. Perché diceva che hanno fatto le cicale per meritarsi i nostri soldi, gli olandesi, i tedeschi, tutti i nord d'Europa, che hanno fatto come la Fontaine con la cigale e la fourmi, Che avete fatto voi di buono per meritarvi la nostra solidarietà? E vi ricordate anche la Merkel dei compiti a casa, sangue, sudore e lacrime, durante la prima crisi, quella del 2008-2011, spread compreso. Tutto chiaro? Benissimo. Pandemia, crisi economica. Merkel cambia totalmente e dice per risollevare. L'Europa, lasciamo perdere cicale le Formiche, la favola non vale più. Ci indebitiamo sul mercato e ci indebitiamo per una cifra spaventosa, 750 miliardi. Ci indebitiamo come Unione Europea, cioè come 27, e cioè con, eh, come Germania, come i paesi del nord e come i paesi del sud anche se i paesi del sud nell'indebitamento, come dire, contano poco, ci facciamo prestare ai tassi migliori possibili, tripla 750 miliardi, decidiamo quanti darne in grants regalati e quanti darne in prestito a tasso super agevolato, e però costringiamo, stavo per fare un gestaccio, costringiamo i paesi a costruire dei piani molto precisi, molto determinati, molto cogenti, stavo per dire molto tedeschi, di programmazione di spesa. IPNRR. Ogni paese ha dovuto fare i suoi, noi, eh, dopo un primo tentativo fatto dal Conte 2, che non è riuscito a chiudere, e col governo Monti, siamo riusciti lavorando di giorno e di notte da febbraio scusa governo Draghi, governo Draghi abbiamo, siamo riusciti in pochi mesi, fine febbraio marzo, fine aprile a scrivere il PNRR che il Parlamento ha approvato e l'Europa ha votato nove decimi cioè tra i migliori d'Europa cioè al livello massimo d'Europa come scrittura noi abbiamo fatto la nostra parte, tutti gli altri paesi pure, e adesso siamo nella fase di attuazione. Sangue, sudore e lacrime, però eh, voluti dall'Europa, certo, ma voluti da noi, voluti dal Parlamento, avendo in cassa 191 miliardi e mezzo, 191 miliardi più altri 30, più altri 12-15 eh, di, di risorse interne nostre. Abbiamo messo insieme in velocità tutte le esigenze o abbiamo pensato di metterle insieme tutte, secondo la guida europea, e questa cosa sta diventando un enorme catalizzatore di cambiamento. È perfetto? Assolutamente no. Mancano tante cose? Assolutamente sì. È strutturale nel tempo? No, perché i paesi del nord ci dicono, attenzione, eh, ci cale una volta facciamo questa cosa, poi basta, una tantum, poi basta. Però siccome la sfiga non viene mai da sola, come disse quel tale, ha ragione Antonio Tajani, ne abbiamo discusso tanto insieme, se questo meccanismo antipandemia e anticrisi economica funziona, si sta ragionando insieme per fare un PNRR2, cioè un Next Generation EU2, cioè si va ancora una volta sul mercato, invece che 750 miliardi si osa, se ne prendono 2.000, tanto i mercati sono pieni di liquidità, e con quei 2.000 miliardi aggiuntivi rispetto al primo Next Generation EU si fa la ricostruzione dell'Europa. Perché vedete i cinque punti che ha detto Tajani, partendo dall'ultimo, non sono solo la ricostruzione dell'Ucraina. Con una sorta di grande investimento, una sorta di piano marshall per ricostruire l'Ucraina. Ma gli altri quattro punti sono la ricostruzione dell'Europa, perché fare un'Europa dell'energia, un'Europa del cibo solidale nei confronti del Mediterraneo, dell'Africa e così via, un'Europa della sicurezza geopolitica, dell'esercito comune, un'Europa delle tecnologie. E ricostruire l'Europa perché abbiamo visto l'Europa a fronte dell'invasione russa dell'Ucraina si è dimostrata sì forte, solidale, reattiva, io dico straordinaria, ma fragile. Cioè se noi adesso pensiamo col senno di poi, come ci siamo legati mani e piedi al gas russo, al Nord Stream 2, e ci siamo legati a un solo fornitore che ci può strangolare quando vuole. E l'abbiamo fatto scientemente, consapevolmente, banalmente. Sembra di essere cettola qualunque. Qualunque mente. Bene. E bisogna ricostruire l'Europa. Cosa vuol dire ricostruire l'Europa? e se ne sta discutendo a Versailles, Macron, Draghi, lo stiamo dibattendo tutti al Parlamento europeo, Strasburgo. Ricostruire l'Europa vuol dire probabilmente le due velocità, un nucleo centrale forte e poi cerchi concentrici con allargamenti concentrici in maniera tale da dare un nuovo modello. Ecco, questo è lo stato dell'arte. Allora, dentro tutto questo, due o tre must da dire. Uno, i contratti si rispettano, i contratti si onorano. Non si può dire, eh, beh, c'è questo, c'è quello, abbiamo problemi, si rinvia. No, i contratti si rispettano e si onorano, perché gran parte di questo momento o momentum si basa sulla credibilità. Sulla reputazione, sulla faccia, perché ci stanno regalando 70-80 miliardi e ci stanno prestando a tassi convenienti altri 120. Bene, questo lo viene fatto perché siamo credibili. Perché abbiamo una faccia, perché abbiamo un governo di solidarietà nazionale, perché abbiamo un Presidente del Consiglio, perché ci siamo impegnati. Beh, non si può dire. Beh, no, questo obiettivo tra un anno, questo obiettivo tra due, rinviamo, eccetera, eccetera. L'unica cosa che si deve fare, questo sì, ma l'abbiamo sentito dappertutto e tra l'altro è già compreso, si aggiornano i prezzi delle materie prime per quanto riguarda gli investimenti e gli appalti. Perché se la sabbia costa di più, il cemento costa di più e così via, tu non puoi, avendo stabilito 100 per un investimento, dire sempre 100 deve essere, quell'investimento con i prezzi di oggi non lo fai più e deve essere 120. Abbiamo già stanziato un 3 miliardi. Per aggiornare i prezzi, e su questa linea stiamo andando avanti. Beh ragazzi, questa o la va o la spacca? Perché o noi gestiamo questo PNR, questo Next Generation U, oggi, subito, con queste caratteristiche, pancia a terra, con tutta la coesione possibile, oppure non ci riusciremo mai più. Questa è la volta buona. Per questo voglio dire una... quando sento rumori di crisi, crisi di governo, elezioni anticipate, eccetera, cioè che sono tra l'altro la normalità di una democrazia. La normalità, una crisi di governo se ne fa un altro, oppure non se ne fa un altro, è la normalità della democrazia in tempi normali. In un momento come questo in cui noi dobbiamo incardinare il PNRR, dobbiamo prendere 75 miliardi, cioè un terzo del PNR nella prima fase, realizzare i primi obiettivi, far saltare un governo, significa far saltare il PNRR, significa far saltare la nostra credibilità, la nostra faccia, significa ritornare l'Italietta di una volta, l'Italietta di sempre. Ecco, questa è una iattura, per cui io non mi turbo di nulla se crisi, elezioni anticipate, è la fisiologia della democrazia, però in un momento come questo, oltre che per la guerra, è assolutamente irresponsabile. Facciamo le riforme, si diceva prima, con tutta la pazienza, con tutta la determinazione, ma rispettando i tempi. Sì, parlava prima con Gaspari, mi dice che tu sei un uomo che viene dalla strada. Certo, vengo dalla strada, da una bancarella. Da una bancarella. Mio padre mi diceva, vendi, prendi i soldi, tutti, anche quelli falsi, poi tanto li ridai indietro. Eh, eh, è la scuola della strada che ti porta sempre a usare alla fine il buonsenso. Il buonsenso, le regole della vita e... Una volta si vince, una volta si perde, una volta si vince, una volta si perde, però per far vincere il paese. Vedete, una delle prime cose che ho imparato da Berlusconi, l'avevo imparata in parallelo, in maniera un po' più ideologica, da Giacomo Brodolini. Hanno detto la stessa cosa, tutte e due. Brodolini diceva da una parte sola, dalla parte dei lavoratori, e Berlusconi, un po' di anni dopo, dalla parte della gente. Quando hai dei dubbi, chiediti cosa pensa la gente, cosa vuole la gente. Chiediti questo, sempre, sempre, sempre. E vedete, ultima cosa che voglio dire, perché il, dico un paradosso triste e angosciante, che è il paradosso del riformatore, che siamo tutti riformatori qui, che siamo tutti dentro questa scommessa del PNRR. Il riformatore... È affetto da una sindrome. I riformatori, i governi, i riformatori, i paesi che devono fare le riforme. Perché quando fai una riforma, quelli verso cui tu vai per favorirli ti guardano, non ti credono. E li sarà quelli che invece tocchi immediatamente nei loro interessi ti fanno un mazzo così nell'immediato. E quindi tu non hai, hai i nemici subito. E gli amici ti guardano e anzi ti prendono anche un po' in giro e ti dicono: Sarà che tu fai la riforma della pubblica amministrazione? Ma ah, va, non ci credo. E quindi sei solo. Quindi chi sta cercando di fare queste riforme, e, i, i partiti, il governo, è affetto da una solitudine cronica. Perché gli interessi costituiti che vengono toccati resistono, le regole del gioco sono queste, quelli che tu favorisci. Buongiorno Stella, quelli che tu favorisci non ti credono. Non è mica tanto bella una cosa di questo genere, eh? non è mica cool, non è mica fica una cosa di questo genere, non è mica esaltante. Eppure, caro Stefano, questo è il percorso. Dopodiché, la settimana scorsa a Sorrento, questa settimana qui, due occasioni straordinarie, diverse. Sud. Sud-Sud, Sud-Sud, Napoli, Speranza, Forza, Vita, Vitalità, Med9. Med9 sono tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo e che assorbono la più grande quantità delle risorse del PNRR. Quindi abbiamo anche una montagna di soldi, non solo legata all'Italia, legata al nostro Sud, ma una montagna di soldi legata a tutti i Sud del, dell'Unione Europea a spenderli dove? Certamente nei sud nazionali, ma soprattutto in proiezione sul Mediterraneo, perché questa è la scommessa. Noi siamo l'Hub del Mediterraneo, voi siete l'Hub del Mediterraneo. Come si chiama questo luogo? Come si chiama? Mostra d'oltremare. Perché? Perché la percezione che il nostro futuro geopolitico economico energetico culturale culturale leggevo oggi che franceschini vuole fare napoli capitale della cultura del mediterraneo ma ha ragione ma lo sapevamo già lo era già con i borboni io sono diventato borbonico quando ho visitato recentemente la reggia di caserta che sarebbe anche un po mia protempore protempore perché c'era dentro la scuola superiore della pubblica amministrazione non ho mai stato a visitarla bene l'ho visitata e vi, vi giuro sono diventato borbonico e ho visto la bellezza, la forza, la lungimiranza, la proiezione nel futuro, c'è un salone straordinario enorme dove le pareti sono raffigurate, sapete che cosa? Tutti i porti del regno borbonico, i porti, la portualità allora si parlava, si effigiava le pareti invece che le dame e i cavalieri, i porti, la rete, il sistema dei porti del regno borbonico. Sono diventato borbonico. Poi, essendo un terrone per scelta, mi sento anche migliore dei terroni per nascita. Quindi, per, ti vedo. Ti vedo e ti temo, ti vedo e ti temo. Allora, se mi dai tre minuti, due minuti. Allora, per dirvi, io ci credo, ci crediamo tutti, la delegazione di Forza Italia al governo ci crede, che il sud, i sud, siano il futuro. Dobbiamo ricostruire un rapporto. Col Nord Africa dobbiamo costruire un rapporto con tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, dobbiamo ricostruire un rapporto con i Balcani, dobbiamo ricostruire l'Ucraina. Bene, io credo che tutto questo passi per la forza, la vitalità, l'intelligenza, la cultura delle cicale. Viva viva le cicale! Thank you, thank you, thank you. No. Non so se abbiamo raggiunto lo scopo, Gianni il suo più semplice la lettura del PNRR. però una raccomandazione, Antonio, volevo fare. Dove hai sentito Renato e anche un po' i ministri, evitiamo che questo PNRR sia visto solo come una cosa del governo. E su questo ci dividiamo, su chi la pensa in una maniera e chi in un'altra. I partiti sono fondamentali.